Salve a tutti i miei geltrezzanti e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Sono Mr. Electric ed oggi siamo qui perché ci trovavamo a registrare le parti di Pokémon Diamante e Perla ed è uscito questo trailer che non penso annuncino qualcosa di nuovo sui nuovi giochi Pokémon. Però non si sa. Comunque siamo qui con Capatosta. Ciao! Oggi siamo qui per reagire a un trailer che hanno appena annunciato. Ovviamente ci sarà tantissimo copyright per questo trailer, quindi noi vedremo ovviamente il trailer. Vi metterò, penso, il sottofondo a questo punto e vi metterò ovviamente le immagini perché non posso farvelo vedere se non è copyright. Perché è un trailer giapponese, già i giapponesi lanciano i copyright a manetta, figuriamoci in questo trailer giapponese poi. Ok. C'è la canzone di Unknown in sottofondo. Sì. Quindi Sarebbe? Celebi? Che c'entra Celebi? Viaggio nel tempo. Latios? Dialga? Infatti nel tempo. È un viaggio nello spazio e nel tempo. Questo è Memoride. No, che dico Sì. Memoride? No, non è Memoride. Deoxys. Così, totalmente a Forse si caso. collegano. Probabile. La danza dei Clefairy. Ti Questo è Sole e ricordi che Luna. Sì, me la lui, il ricordo. Sole e Luna, La demo però. è l'evento della Luna, se non sbaglio. UFO? UFO. Magneton, come si chiama? Magneton. Che? Che è questo suono? Io Che penso che. diamine è? Io penso che sia. Il Pokéworld di Bianco e Nero 2. Il cinema là. Vabbè, quello è Non lo il so. mondo. Questo è Questo è il Bianco mondo e Nero 2. distorto? Questo è Bianco e Nero 2 proprio, le rovine. Sì. Arce. Che cos'è? Cos'è? Sta cosa non la conosco io. Forse un evento particolare può essere. Unknown. Nilego, ok. Forse sono collegati tutte queste Penso cose. di sì. Io lo sai, dopo ipotizzo una cosa. Ok, questa è Samina. 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 Vabbè, se l'hanno capito già. Ok. No, le scritte giapponesi non so tradurvele, quindi. No, Però infatti. vedremo un po' di andare in giro e capire. Non. No. Acacia o coppa. Questa cosa è enigmatissima. Però. Abbiamo già visto ovviamente prima del trailer che hanno detto fra una settimana annunceranno sta cosa. Io ho una brutta sensazione che sia una canzone. Però non penso. No, questo va al di là di una canzone. Perché comunque hanno fatto vedere tutti quanti i giochi Pokémon, tipo gli Tutte alieni. come se fossero collegati tra loro, in qualche modo. Io penso Come che se lo sai cos'è. quando succede qualcosa da Alola, anche Sinnoh, Johto ne Capito, subiscono. capito. Ma in questo modo tutti quanti i giochi Pokémon, dal primo intendo, avranno una modifica nel proprio file, Comunque, io credo che Ultra, Sole e Ultraluna, sia un universo parallelo in cui non cambia solo Alola, ma cambia tutto quello che è successo nelle altre regioni. Ah, ci sta come cosa, ma poi sta scritta qua. Sta scritto Nani. Ah. Kaza, Nanikata. Aspetta, Prova a tradurre. mo trovo un attimo l'alfabeto Unknown che ti devo dire. Ah, Infatti. Nanikaza Okuru. Ma se fossero tipo staccate, Nanikaza Okuru, tipo. Nanikaga, Anche. Nanikaga Okoru. Nanikaga Okoru. Significa cosa sta esattamente succedendo? Ah, ok. E tu come. Cosa? A me non me lo dà così. What exactly is happening in proprio? Ah, ok, Nanekaga Okoru. Sì, Okuru, Ah, Okuru. ok. Oh, si verificano qualcosa. Cosa sta succedendo? Ecco, sì. Something is happening. Qualcosa sta succedendo. Vabbè, grazie. Guarda, lo Ma sapevamo. grazie al cavolo. Guarda, no, non ci eravamo arrivati che qualcosa stava succedendo. No, Succedendo. no, direi di no. No. Io lo sai cosa penso invece sia. Ovviamente sarà nel prossimo gioco Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna, perché non è che possono mettere quello per la Switch. Però mi era venuta in mente
un'idea che l'unione tra tutti questi giochi, insomma, perché hanno fatto vedere tutti quanti i giochi, fosse un come posso dire, quel gioco che si era ipotizzato, ovvero tutte quante le regioni Pokémon. Non so se è presente. Sì. Non lo so, però secondo me sta cosa la rimetteranno poi quando uscirà quello per la Switch, perché io penso lo faranno per Secondo la me sai Switch. cosa vuole significare questo? La fine dell'epoca del DS. Se vai a vedere non hanno fatto cenno a cose del Game Boy S. Ma non ci azzecca niente, perché solo è l'una, tipo. Ah, che non verranno più prodotti? Intendi. Infatti, secondo me sta significando un po' questo anche. E perché dovevo fare un trailer del genere poi sui Pokémon? Però ci stiamo facendo delle pippe mentali inutili, secondo me. No, secondo me. Eh no, perché probabilmente quello che diremo qualcosa ci starà come idea, però la maggior parte non sarà così, ovviamente. Bah, non so che dire, aspettiamo una settimana perché fra una settimana si saprà il tutto e io in sta settimana non dormo più. Ma perché lo fanno? Ma Vabbè, inoltre, dica. che diamine era quella ultra creatura che Io compariva? ho avuto l'impressione che o è un Quello ultra. era. No, quello era un film del Pokéwood. Esatto, Pokewood. Quello era un frame del Pokewood. E Secondo c'entrava però comunque, c'entra con. me lei c'entrava. Secondo me lei sarà un'altra creatura. Esattamente, secondo me così. Boh, va bene, comunque, non so il perché, però mi piace sta cosa, mi intriga. Cioè, inoltre significa anche che era. Loro sapevano già di quello inserire delle ultra creature, già degli alieni. Però quei Clefairy. Clefairy danzavano alla luna per quale motivo? Ok, un evento di quarta generazione. Non è memoria, è Monteluna. Perché mi è venuto a memoria comunque. Allora, evento Clefairy. A destra c'è una piccola tazza al lago dove ogni lunedì si radunano i Clefairy per fare riti in onore della luna, danzando attorno alla roccia, attorno al lago. Ogni lunedì notte, quando il giocatore entra nella piazza, assisterà ai riti dei Clefairy, che si interrompono bruscamente quando si accorgono della presenza del giocatore. Ok, nella versione di seconda generazione, Pokémon lasceranno una pietra intorno, incustodita, che è possibile usare spaccaroccia. E si trova la pietra lunare. Nei remake, invece, danzano attorno al lago. Per l'occasione è possibile notare il riflesso della luna. In questa occasione, anche in questa occasione, interromperanno la loro danza non appena noteranno il giocatore. Non si sa il perché. E inoltre, sai cosa? Lunala quando utilizza la mossa particolare sua, diventa luna piena. E i Clefairy danzano luna piena. Giusto. Allora, i Lunala, Lunala, che è uno solo, danza, diventa luna piena. I Clefairy ballano sotto la luna piena, ma nel frattempo c'è qualcosa che rompe le scatole, chiamiamole così, a Lunala, e Lunala è costretta a non essere più di forma piena, ma essere una singola forma, quindi Lunala, appunto. E i Clefairy in questo modo non danzano più, e se ne fuggono, perché secondo me non è una coincidenza che fuggono proprio quando vedono l'allenatore, come è stato detto. Secondo me se ne fuggono apposta, nel senso che non vedono ci sta più la luna piena, e allora se ne vanno via i Clefairy. Però in quel momento Lunala magari potrebbe essere stata attaccata dal virus alieno, quindi in poche parole da Deoxys. Oppure potrebbe essere stata trasformata in Ultra Lunala, sempre con quella cosa là che abbiamo visto di Necrozma. Però Necrozma non è stato messo nel trailer. Quindi a quel punto penso che Necrozma sia un alieno. Ed essendo un alieno viene dallo spazio. E penso che a quel punto Necrozma sia un'unione di tutti quanti i leggendari alieni, anzi, che controllano anche in questo caso il tempo di tutte quante le generazioni. Inoltre è possibile che la danza sia la cosa che impedisce alle ultra creature di arrivare. Può essere. Pure anche è È per possibile. questo che le ultra creature arrivano quando appunto i Clefairy smettono di danzare, durante gli eventi di Johto. E per questo, ma se tu noti, tipo in tutte quante le generazioni, ovviamente c'è qualche disastro. Se tu noti, ad esempio, in ultra creature, cioè in Sole e Luna le ultra creature, in Pokémon Platino, Diamante e Perla il mondo distorto, che è un disastro, quindi con il Team Galassia. In Pokémon Bianco e Nero il Team Plasma che rompe le palle. E in Bianco e Nero 2 sta cosa del Pokéwood, l'abbiamo vista pure qua, perché secondo me quella è il Pokéwood. E le rovine poi anche. Non lo so. Però queste cose qua fanno riflettere. Se ci azzecchiamo, boh, una cosa in più, secondo me ci sta come cosa. I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. Sì. Ragazzi, non so veramente cosa potrebbe essere. Però sicuro ci sarà l'hype. Perché quello ci sarà, per forza. Ragazzi, cosa dire? Io spero ovviamente che i nostri ragionamenti vi siano piaciuti.
e anche il video in sé per sé. Non vi posso far vedere il video completo perché motivo di copyright e non voglio avere tantissimi copyright come lo è stato anche per i trailer di Sole e Luna, perché ho avuto tanti copyright, però fortunatamente non è successo niente e sono ancora qua. Ragazzi, cosa dire, spero vivamente che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate tantissimi pollici in su, commentate, condividete, ci rivediamo in un prossimo video. Quindi fra una settimana scopriremo la verità di questo misterioso trailer. Qui da Mr. Electric e Capatosti è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.